Allora, per tutto, buonasera a tutti voi. Buonasera. Un grazie davvero, perché non mi aspettavo un'assemblea così bella come quella di questa sera. E ho ascoltato con molto interesse un po' il racconto di questi anni. E mi viene spontaneo, dopo aver ascoltato questo racconto, di dire che nella vita non ci si incontra mai per caso. Nei miei rari momenti di lucidità mentale, ogni tanto ce n'ho anch'io uno, in cui mi chiedo chi sono io, l'unica risposta che mi posso dare è che sono le persone che ho incontrato nella mia vita, i volti delle persone. Ed è bellissimo anche stasera riabbracciare tantissime persone con cui abbiamo lavorato, abbiamo sognato. E tutti voi, io davvero desidero questa sera, prima di tutto, che più che una conferenza sia un incontro, perché mai come oggi in questo tipo di società che si va imbarbarendo c'è bisogno di ritornare sull'importanza dell'incontro, del volto, dell'altro. Quindi grazie davvero per questa possibilità. Dato che prima di entrare nell'argomento, permettetemi di partire, dato che cammini di pace, di dire grazie prima di tutto a chi ha tanto insistito che venissi qui. Non sarei venuto qui questa sera se non fosse stato per le tante insistenze di Silvana e tutto il gruppo che è venuto a Varese quando io ho parlato insieme a Mimmo Lucano, che sono venuti a Napoli a supplicarmi e avrei detto di no, ma siccome domani devo essere per forza dei Comboniani a Brescia per un incontro cittadino, allora ho detto devo accettare tanta insistenza ed ecco perché sono qui, e capirete dopo perché sto dicendo di no. Ma questa sera prima di tutto vorrei ringraziare per il miracolo che voi state facendo. Noi chiediamo in su i miracoli, ma i miracoli li facciamo noi. E uno dei miracoli belli è vedere 24 associazioni che si sono messe insieme e stanno lavorando insieme. Questo è un miracolo straordinario in questo tipo di società così individualista, così dove ognuno è per sé. Quindi davvero grazie per questo piccolo miracolo e davvero spero e mi auguro che possa continuare a lavorare così. Permettetemi però, prima di iniziare qualsiasi discorso, di prendere seriamente quello che Papa Francesco ci ha chiesto giorni fa, se non mi sbaglio la sera dell'Epifania o il giorno dopo, la sera dell'Epifania penso, ha chiesto alle 10 di sera che ogni gruppo, comunità, famiglia che volesse fermarsi per un minuto, per i credenti a pregare, per i non credenti a pensare seriamente a quello che sta avvenendo in Medio Oriente. Cioè stiamo vivendo una situazione davvero di una gravità estrema e il rischio di guerra è grosso. Io volevo partire da qui questa sera, proprio da cammini di guerra, e poi entrerò nel cuore di quello che sarà un po' il cuore di questa sera, di questa, ma parto da qui e poi insieme ci alzeremo tutti in piedi e faremo un minuto di silenzio. Chi crede prega perché davvero non avvenga un'altra guerra, chi non crede rifletterà a maniera sua. Io riparto dalle parole di Papa Francesco, che ha detto a Nagasaki Hiroshima quando l'ha visitata adesso a dicembre. Dice: desidero ribadire che l'uso dell'energia atomica per fini di guerra oggi più che mai è un crimine. L'uso dell'energia atomica per fini di guerra è immorale, come allo stesso tempo è immorale il possesso delle armi atomiche. Saremo giudicati per questo. Come possiamo proporre pace
Se usiamo continuamente l'intimidazione bellica nucleare come ricorso legittimo per la risoluzione dei conflitti? Sono parole queste di Francesco, è la prima volta che un Papa ha avuto il coraggio di dire che non solo l'uso della bomba atomica, talmente ovvio quello, ma il possesso delle armi atomiche e il minacciare con l'atomica è crimine, è immorale, è peccato. Guardate che la prima volta neanche il Concilio Vaticano II c'era riuscito, i vescovi americani ci saranno messi di mezzo e nessun altro Papa ma l'ha mai fatto, e l'ha fatto in questo momento preciso. E capite, allora domandiamoci per favore davvero come possiamo accettare un mondo come questo, ma anche un'Italia come questa. Guardate che in questi giorni è stato pubblicato sul Gazzettino, il governo nega, ma stanno arrivando dalla Turchia 50 bombe atomiche per la base NATO di Aviano, dove facilmente ce ne sono già una trentina, le altre 50 sono qui a Chieti, a Brescia, ma è assurdo che vengano portate altre 50 bombe atomiche con queste frasi ben chiare di Papa Francesco. Non solo, ricordiamoci che viviamo in quest'Italia in cui di nuovo il nuovo governo giallo-verde, l'attuale governo, continuano a comprare gli F-35, una spesa colossale, assurda, ma sono quegli aerei che possono portare che cosa? Le nuove bombe atomiche che stanno arrivando in Italia, cioè le vecchie bombe atomiche verranno rimpiazzate da quelle che vengono chiamate le B-61-12, molto più micidiali di quelle precedenti. Notate, ma dove siamo? Ma come facciamo a accettare tutto questo? Cominciate subito a capire, non solo. Ricordiamoci che gli Stati Uniti d'America si sono ritirati, mi sembra, 2 anni fa, dal trattato INF dell'87, che praticamente per cui gli americani avevano ritirato i missili atomici nucleari che erano stati piazzati in Europa, per esempio a Comiso, sono stati tutti tirati via. Adesso che gli Stati Uniti sono ritirati da questo trattato, ci riporteranno anche, non so se a Comiso o da qualche dove li metteranno, ma avremo praticamente missili atomici di nuovo in Italia. Chiaramente la Russia li metterà vicino da qualche altra parte, per cui ci potranno sparare addosso. È in questa situazione davvero gravissima a livello nucleare in cui siamo in prima linea. Quello che mi fa più impressione, scusatemi, è il silenzio che sto vedendo davanti a tutto questo. Vedere che il movimento della pace, che era così forte qualche anno fa, sia totalmente silente. Ma è possibile che siamo Papa Francesco da solo a dire queste cose davanti a una situazione così grave come quella che sta esplodendo in Medio Oriente e che potrebbe davvero portarci a una guerra? E sapete che quando si scoppiasse una guerra, stavolta le armi atomiche verranno usate. Ricordiamoci che Israele da solo almeno dalle 100 alle 200 bombe atomiche, per cui capite in che razza di polveriere siamo. Per cui penso che la cosa bella questa sera per incominciare un po' questo incontro sarebbe quello di alzarci tutti in piedi, lasciare un minuto di silenzio, di preghiera per chi crede, di silenzio per chi non crede, per riflettere alla gravità e vedere un po' cosa possiamo fare.
Ti vorrei chiedere un favore iniziale, ed è questo. So che quando parlo è quello che dico, spesso dopo c'è tanta gente che dice che io sono motivato a livello ideologico o altro. E prima di tutto vorrei davvero dire a tutti voi che se a volte mi sentite così duro è che io non posso far altro, perché sono prima di tutto un convertito. Cioè l'esperienza che è stata citata prima di Coococcio mi ha radicalmente cambiato la testa. Cioè non è semplicemente andare a lavorare a Baraccopoli, ma viverci dentro. Non avete l'idea di cosa significa vivere in un inferno, vivere come loro vivono, mangiare quello che loro mangiano. La prima cosa che ti salta sono i 20 kg in più che abbiamo in Occidente. E la seconda cosa è la testa che ti salta, cioè quante volte la sera non arrivavo in baracca e l'unica cosa che volevo fare è dire, è sbattere la testa contro i muri della baracca e dire che tutto è assurdo. Quando voi toccate davvero la sofferenza della gente, questo mi ha rivoltato come un calzino, mi ha fatto rileggere il mondo con altri occhi. Fra l'altro io venivo, ho fatto tutti i miei studi negli Stati Uniti, ho dovuto ripensare radicalmente tutto, ma tutto, non solo a livello di lettura della situazione. Guardate che non ho bisogno di venire in Italia per dire che tutto è assurdo. Da Nairobi, dalla mia baracca, non ci sono finestre, c'erano due buchi nel fango, mi vedevo davanti i grattacieli di Nairobi, 30 piani, con delle zone, con delle ville che voi ve le sognate anche in Italia. Non occorre, sì, grazie. Non occorre andare lontano, quindi era sotto i miei occhi, quindi non sono qui per dire voi ricchi, no, ma a questione di pochi chilometri a Nairobi passi dall'inferno al paradiso, proprio. E i poveri mi hanno aiutato anche a rileggere la Bibbia con altri occhi. Io ho l'impressione che molta della nostra lettura della Bibbia è una lettura borghese, e dobbiamo, per me i poveri mi hanno lentamente aiutato a capire che Dio è il Dio che piange, che soffre con chi piange e soffre. È un Dio che cammina con noi, che quando io puntavo il dito in su lui me lo puntava in giù, e che vuole che noi ci impegniamo. È il Dio della liberazione, dell'esperienza della liberazione dall'Egitto, un Dio che non vuole un popolo di schiavi ma un popolo libero, di liberi che vivono in pari dignità, che Gesù ha incarnato. Diciamo che Gesù è la parola che ha preso carne in Gesù, è quello che Gesù ha sognato, ha fatto di tutto per il suo popolo, quello che lui chiamava il regno, il sogno, lo diremo noi, il mondo altro, un po' più giusto, un po' più decente, e ha pagato per questo, diventando un criminale per l'impero romano, fatto fuori come un criminale, e si è identificato con gli ultimi. E capite che razza di... Per me è stata una rilettura che ho dovuto fare in maniera massiccia, direi, di tutta la mia lettura della Bibbia, del Primo Testamento, del Vangelo. E quindi sono erede, se io quello che dico questa sera lo dico effettivamente in base a questa conversione. Altrettanto, guardate, in Italia quando sono rientrato, l'ultimo, e arrivo subito adesso al sodo, quando l'ultimo episodio di Coococcio era il 17 aprile, se non mi sbaglio, del 2002, sono venuti da me il pomeriggio alcuni responsabili delle piccole comunità cristiane, parecchi pastori delle varie chiese indipendenti di Coococcio, a chiedermi, dice: Alex, tu non puoi uscire di qui se prima non preghiamo su di te. E dico: che bello. Mi sono trovato la sera, una preghiera lunghissima, sarà durata 3 ore, in una stanzone, e alla fine della preghera uno dei ministri
No, uno dei presenti ha detto: Alex, inginocchiati. Mi sono inginocchiato in mezzo a loro. Un altro ha detto: imponetevi le mani. Mi sono sentito centinaia di mani sulla testa. E un ministro di una chiesa indipendente africana ha incominciato a pregare spontaneamente, una preghiera lunghissima, sarà durata 10 minuti, un quarto d'ora. Verso la fine ha detto: papà, ti prego, dona padre Alex il tuo Spirito Santo. E la gente che mi schiacciava a terra per darmi con forza lo Spirito, dona il tuo Spirito Santo perché adesso possa tornare dalla sua tribù bianca e convertirla. Guardate che se la tribù bianca non si converte, non c'è speranza né per noi né per loro. Lo vedremo adesso nell'analisi che vi farò della situazione che stiamo vivendo. E sono tornato con questo spirito in Italia. In Italia non potevo fare altro che fare una scelta: se volevo vivere con i poveri del sud Italia, ho scelto la città più difficile, il sud Napoli. E a Napoli ho scelto uno dei territori difficili, che è Rione Sanità. Non sto qui adesso a descrivervi robe, soltanto vi leggo un pezzettino, quindi non è semplicemente la reazione di un missionario, ma la reazione di una nota Patrizia Esposito, presidente del Tribunale dei Minorenni di Napoli, che ho potuto incontrare solo qualche giorno fa, e l'avevo sempre letto queste sue analisi e finalmente l'ho incontrata proprio giorni fa. Sentite come lei descrive la situazione di questi ragazzi giovanissimi a Napoli. Questi ragazzini armati di coltelli che colpiscono alla luce del sole sono animati da una rabbia profonda. Stiamo assistendo a una violenza senza precedenti, sintomatica dell'assenza di valori, figlia del degrado sociale. Ci sono giovanissimi che hanno introiettato modelli di subcultura criminale, vivono in contesti caratterizzati da valori sballati, dove chi si alza alle 7 del mattino per andare a lavorare è uno sfigato, dove l'onesto è considerato stupido e la vita vale zero. È un quadro desolante, oltre che un pericolo per la collettività. Basta questo per capire un po' il contesto in cui viviamo. Per cui è fondamentale per me in Italia, ecco perché ve lo dico adesso, perché faccio così difficoltà a uscire da Napoli, perché è importante rimanere sul territorio, vedere come lavorare, eccetera, altrimenti andrei in giro a fare conferenze, ma non ho i piedi per terra. E anche qui è importante tenerli fra chi soffre in questo paese, nelle zone proprio più in difficoltà. Ed è da qui allora dove, se mi permettete adesso, vorrei entrare questa sera con voi in questo tentativo di analisi di questo sistema, di dove ci sta portando. E guardate, noi siamo dentro, questa è la mia lettura, per favore, io non ho verità in tasca, e lentamente l'ho maturato. Chiaramente io non ho telefonini, non ho smartphone, non ho nulla, leggo moltissimo, osservo, e quindi è un, se volete prendete un pezzo di verità, non ho verità in tasca, ognuno ricerca la verità. È un tentativo di leggerlo questo sistema in maniera realistica. Noi viviamo dentro un sistema economico finanziario mondiale. Ho detto economico finanziario, oggi più finanziario che economico. Dal 45 all'80 è stato essenzialmente un sistema dove predominava l'economia, le grandi potenze economiche, le multinazionali, e in quel periodo, ricordo a tutti voi, i nostri governi contavano ancora qualcosa. Sono il momento che abbiamo ottenuto i nostri diritti, diritti dei lavoratori, abbiamo ottenuto i diritti, il welfare, un po' tutto, sono frutto di quegli anni. Dall'80 ad oggi
Abbiamo avuto invece il sopravvento della finanza, non sto qui adesso a spiegare perché vorrei entrare in mille, ma c'è stato, oggi siamo prigionieri delle banche, è una dittatura delle banche quella che abbiamo. E ricordo subito una cosa, non meravigliatevi per favore se i governi non riescono a fare quel granché. Avete visto l'esempio dei 5 Stelle, votatissimi, ci hanno promesso di tutto, guardate che punto siamo. Pensate, io ho lottato tanto per l'acqua, stiamo ancora lavorando per ottenere quel pezzo di legge, ancora non riusciamo, dopo 2 anni che sono al potere, neanche la loro prima stella. Perché? Ma perché una volta che tu entri lì sei prigioniero di questi sistemi, soprattutto delle banche, e sono loro che decidono, non sono coloro che noi leggiamo che decidono. Dobbiamo lavorare adesso perché la politica ritorni in cima e coloro che noi leggiamo obbediscano a quello che noi vogliamo, non a quello che le banche ordinano. Questo per me diventa oggi fondamentale, ma capite anche il perché di questo problema. Notate che c'è un divario oggi fra economia reale, per economia reale intendo, per esempio prendetevi questo palasport, tot di materiale, tot di lavoro, dovrebbe corrispondere tot di soldi. Invece oggi la finanza non corrisponde più all'economia reale. Praticamente tra l'economia reale, che corrisponderebbe secondo gli economisti a un 60.000 miliardi di dollari, c'è invece una diversità con la speculazione finanziaria di 33 volte. E davvero siamo davanti a qualcosa, guardate, questo è un bubbone che fra l'altro dovrà scoppiare prima o dopo, e ci scoppierà fra le mani, come la crisi del 29, come abbiamo già visto nel 2007-2008, ma è follia questa roba. Ma il problema che cos'è adesso? Che dato che sono i soldi che sono una cosa fondamentale, è molto più facile per poche persone di mettere le mani su questi soldi. E siamo arrivati, vi cito quello che dice Oxfam, questa grande organizzazione internazionale. Oxfam ha dato questi dati l'anno scorso a Davos, in Svizzera, ai superpotenti. Ha detto, primo, i 32 uomini più ricchi al mondo hanno tanto quanto 4 miliardi e 800 milioni di persone più povere. Questa è la fotografia della situazione mondiale, 32 persone. Apro una parentesi, perché dopo anche qui non avrò tempo di spiegare, bisognerebbe entrare in tutto questo. Apro una parentesi, i più ricchi chi sono? Chi è il più ricco oggi? Bezos, Amazon. Tra questi 32 più ricchi, se guardate tra i primi 6 più ricchi, 4 sono i giganti del web. Capite la connessione fra informazione e ricchezza? Già lì avete il quadro incredibile di quello che sta avvenendo, ed ecco perché sono così potente il web. E che cosa ci sta dietro a tutto questo? Anche qui, seconda cosa che Oxfam dice, che l'1% oggi della popolazione mondiale, calcolate 70-80 milioni di persone, hanno tanto quanto il 99% della popolazione mondiale, oltre 7 miliardi di persone, l'1%. Qui cominciate a capire che razza di sistema, è un sistema profondamente ingiusto. Notate, questo sistema permette a 3 miliardi di persone di vivere con 2 dollari, non euro, 2 dollari al giorno, 3 miliardi. UNICEF ci dice che 821 milioni fanno la fame, mentre noi buttiamo via ogni anno praticamente 1 miliardo e 300 milioni di cibo buono. Buttiamo via, potremmo sfamare tutti solo con il cibo che buttiamo via, e ammazziamo per fame dai 20 ai 30 milioni di persone all'anno. Questa è la fotografia del sistema, e capite che è un sistema profondamente ingiusto. Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, cos'è la formula che ha usato? Questa economia
uccide, apre e uccide. Perfino i vescovi americani sono spaccati su questa storia. Questa economia uccide. Punto e basta, non c'è tanto da... E notate, da tanta, davanti a tanta fame, tanta situazione di miseria, cosa fate? Ma dovete per forza scappare. Ma cosa abbiamo fatto noi italiani? Quanti italiani ci sono all'estero oggi? Più degli italiani in Italia. 60 milioni di italiani. Ma perché sono andati all'estero? Ma perché non ce la facevamo più? Io ricordo ancora da ragazzino quanta gente dei nostri paesini della Val di Non sono partiti con quelle valigie sgangherate per l'Australia, per gli Stati Uniti. Ma è per forza di cose? È un diritto migrare, per favore, cercando una speranza, cercando vita. È un diritto riconosciuto anche dall'ONU, fra l'altro. E capite perché la gente scappa da queste situazioni. C'è un secondo passaggio importante. Cos'è che blocca miliardi di persone dal ribellarsi a questo sistema? Ci avete mai riflettuto? Non ditemi per favore paura. Guardate i poveri che scappano, morire per mare, morire per deserto, ma chi se importa? Neanche ignoranza, anzi sono loro a Coracoccio che mi hanno aiutato a leggere il sistema. Hanno un linguaggio mitico quando lo esprimo, ma sono di una profondità incredibile, basta decodificarlo. Cos'è che blocca tanta gente dal ribellarsi? Quanta gente non è venuta a Coracoccio e mi ha detto: Alex, ma cosa fai qui? Perché non dici, non dai un mitra a questa gente e incominciano a fare la rivoluzione? Ho detto loro, chi è che paga? Pagano i poveri, erano fatti fuori come le galline, come le mosche. Vi do solo un esempio, il governo del Kenya, quando ha visto la baraccopoli di Coracoccio, era tutto un'immensa, non c'era una strada che passava. Il governo preoccupato, 100.000 abitanti su una collina di un chilometro quadrato. Cosa ha fatto il governo? È arrivato immediatamente con le ruspe, ha sfondato, ha fatto una strada, una grande strada larga, ma non per la gente, che se la gente si ribellava arrivavano i carri armati. E cosa fate? Guardate che quello che permette a chi ha di continuare ad avere e ad avere sempre di più sono le armi. Punto e basta. Guardate le cifre. Vi cito il SIPRI di Stoccolma, ci dice che l'anno scorso, meglio sarebbe dire due anni fa perché stiamo aspettando adesso i risultati per l'anno scorso, due anni fa a livello mondiale abbiamo speso 1.800 miliardi di dollari in armi, pari a quasi 5 miliardi di dollari al giorno che spendiamo a livello mondiale in armi, 5 miliardi. Ma noi potremmo trasformare questo mondo in un paradiso terrestre? Sono necessarie queste armi per difenderci, per difendere il nostro benessere, ma è talmente ovvio questo. Basta, c'è il grande arcivescovo Hunthausen di Seattle, Stati Uniti, già negli anni 85, in piena guerra, scontro fra Stati Uniti e Russia, che diceva: le nostre armi nucleari servono a proteggere i privilegi e lo sfruttamento. Vogliamo rinunciare? Dobbiamo rinunciare al nostro posto privilegiato in questo mondo. Questo è tutto qui. Io mi sono guardato attorno un attimo e l'Italia quanto ha speso l'anno scorso in armi? Qualche cifra? Con tutti i vostri smartphone, non lo so, io ho tutte le possibili che queste cose non girino. Abbiamo speso 25 miliardi di euro, pari a 70 milioni di euro al giorno che spendiamo in armi. Ragazzi, l'Italia no.
gli tagliano i soldi per la scuola, per la sanità, per il welfare. Le armi, sempre più investono in armi in questo paese. Ma perché? Non siamo in guerra con nessuno. Quando io ho cercato di capirci dentro qualcosa, mi sono imbattuto nel libro bianco della difesa italiana, quello preparato dalla Pinotti, ex ministra della difesa, che dice, notate, il libro bianco è firmato dal Consiglio dei Ministri, governo Gentiloni, quindi è politica pubblica italiana, dice che l'Italia andrà in guerra ovunque i suoi interessi vitali saranno minacciati. Quali sono i nostri interessi vitali? Senza cui il paese Italia non può andare avanti? Petrolio. Un petrolio, per esempio. Domandatemi, ma perché abbiamo fatto una guerra contro Gheddafi? Gheddafi era amico intimo di Berlusconi. Avevamo un trattato di amicizia con Gheddafi. Ha messo nelle banche Unicredit miliardi di dollari. L'abbiamo ammazzato come un cane. Perché? Petrolio. Ma guardate che chi fa la politica italiana, no, estera, non è Di Maio. È De Scalzi in caso dell'ENI. Cominciamo a ragionare su queste cose. E capite come le armi a che cosa servono. Ma pensate a una guerra in Iraq, tutta costruita su bugie, ma perfino il Parlamento britannico, il Parlamento accusato di essere criminale Blair, che aveva portato la Gran Bretagna in guerra in Iraq, tutto su bugie, ma è tutto su bugie. Ma è mai possibile una guerra come in Afghanistan, da cui non ci ricaviamo? Guardate che dovremmo scappare come sono scappati i russi, eh? Dovremmo scappare di nuovo davanti in Afghanistan dopo che abbiamo speso quasi 20 anni di guerra e abbiamo speso oltre 3.000 miliardi di dollari. Ma è pazzia collettiva e totale. Ma le armi servono a mantenere che cosa? Il nostro posto privilegiato in questo mondo. E con le armi facciamo guerra? Dalle guerre la gente cosa deve fare? Non può che scappare. Guardate la Siria, che in guerra, su 22 milioni di abitanti, 11 milioni sono rifugiati. Ma è quello che abbiamo fatto noi durante la Seconda Guerra Mondiale. 50 milioni eravamo arrivati di rifugiati, oggi siamo già a 72 milioni di rifugiati nel mondo. È incredibile. Ecco perché è importante cominciare a capire il problema dei migranti. Perché migrano? Ma per forza di cose. E terzo aspetto fondamentale del sistema è che questo sistema economico-finanziario militarizzato sta pesando talmente tanto sull'ecosistema che ci sta saltando l'ecosistema. Perché? Ma perché questo nostro sistema, guardate questo palazzetto molto bello, pensate che razza di illuminazione che c'ha, pensate quanta energia abbiamo bisogno noi per far andare avanti. E l'energia la otteniamo dal petrolio e dal carbone. Quando voi usate petrolio e carbone, producete anidride carbonica. Noi stiamo sbattendo nell'atmosfera qualcosa come 40 miliardi di tonnellate di anidride carbonica all'anno, che stanno facendo che cosa? L'effetto serra, per cui il pianeta si sta surriscaldando. Guardate che la situazione è estremamente grave. Gli scienziati sono durissimi a questo livello. Guardate che l'ultimo rapporto degli scienziati dell'ONU, il cosiddetto IPCC, lo pronuncio all'inglese, ma è questo, non so in italiano cosa corrisponde, ma sono scelti dai governi, quindi conservatori, ci dicono che se andiamo avanti così rischiamo dai 3, a fine secolo, rischiamo dai 3 ai 5 gradi a livello globale. Molti scienziati temono che l'Africa potrebbe rischiare 7-8 gradi in più.
L'Africa è il più grande, il continente che ha più l'esplosione demografica. Ma dove andranno milioni e milioni di persone? Pensate che l'ONU ha già messo per iscritto che si aspetta entro il 2050 250 milioni di rifugiati climatici, gente che dovrà scappare perché lì non ci può più vivere, non ci puoi più vivere, né puoi coltivare, la terra diventa deserto, un calore enorme e devi scappare. Per favore, le migrazioni non sono un'emergenza, ma finiamola con queste fake news. Le migrazioni sono strutturali a un sistema così profondamente ingiusto. Vogliamo finirla? Dobbiamo creare un mondo un po' più giusto. Quello che mi preoccupa di più a questo punto è davvero... Io non so davvero da che parte voltarmi se non chiedere un minimo di giustizia, cioè questa capacità di condividere. Mai come oggi abbiamo creato così tanta ricchezza, mai come oggi che abbiamo creato questa ricchezza, mai come oggi è così mal distribuita. Ecco, quello che davvero mi sconcerta di più è che davanti a uno scenario del genere, cosa che sta avvenendo? Che sono proprio le nazioni ricche a rifiutare di dare una mano. Notate che, fra l'altro, il cosiddetto surriscaldamento peserà, chi lo pagherà saranno soprattutto i paesi poveri, che già soffrono per questo e verranno ancora più bastonati. E noi che ci rifiutiamo ad accogliere. Ma è mai possibile che su 72 milioni di rifugiati di oggi chi accoglie siano i paesi poveri? Prendete il Libano, 5 milioni di abitanti, ha accolto 1,5 milioni di siriani scappati da quella guerra. Paesi in Africa come il Kenya accoglie 1,5 milioni di somali scappati dalla guerra terribile in Somalia. Adesso l'Uganda, un paese povero, accoglie 1,5 milioni presso poco di rifugiati sudsudanesi dove c'è guerra civile. Sono i paesi poveri che accolgono, ma come mai? E qui perdonatemi, ma davvero io sono veramente scandalizzato al comportamento dell'Europa, dell'Italia, dei paesi, poi ritornerò su questo in un attimo. Come ha fatto l'Europa a fare un trattato, non è chiamato trattato, è un accordo con Erdogan, quello che sta combinando Erdogan? Gli abbiamo promesso 6 miliardi di euro, li abbiamo già dati sui 3 qualcosa, lui vuole il resto adesso, altrimenti ci rimanderà in Europa i 3 milioni di siriani che lui trattiene in Turchia. Abbiamo dato 6 miliardi per trattenere in Turchia. Non avete idea in che razza di situazioni vivono? Guardate in giro le isole, le situazioni nelle isole greche. Ma chi ha visto Lesbos, per esempio, è rimasto veramente scioccato dalle condizioni dei rifugiati siriani, eccetera. Guardate in Europa dell'Est, non avete l'idea in questo freddo, in questo inverno, con la neve, zone come la Croazia, come l'Ungheria, sul filo spinato, quanta gente bloccata. Ma l'Europa è la patria dei diritti umani. Ma come facciamo a trattare la gente così? L'Europa poi ha usato l'Italia per fare la sua politica sporca. E guardate che la prima cosa gravissima che l'Italia ha fatto è con Minniti, siamo centro-sinistra, Minniti ha fatto un accordo con la Libia. Guardate che quell'accordo sarà è pura criminalità. Verremmo portati davanti ai tribunali internazionali. Già ci siamo, eh? Già all'AIA vengono presi in considerazione ormai gli appelli e verremo condannati per crimini. Quello che è successo è che con questo trattato, fatto da trattato accordo con la Libia, abbiamo dato in mano ai libici 800.000 migranti. I libici odiano gli africani, ma li odiano, sono di un razzismo verso il mondo nero che è incredibile.
gli uomini sono tenuti in questi lager, torturati, le donne stuprate. Mi sono letto le testimonianze di una donna etiopica, dell'Etiopia, mamma, io sono rimasto, ma neanche il più sadico dei santi si potevano inventarsi roba del genere. A questo portano i nostri accordi. E poi quello che è avvenuto col governo Salvini è davvero, per me, di una gravità estrema. Quei due decreti sicurezza sono una vergogna nazionale. Cioè dichiarare che salvare vite umane in mare è crimine, è reato, ma vuol dire scalzare tutta la nostra legislazione. Il Parlamento ha fatto questo legge di Stato, ma vuol dire allora che abbiamo uno Stato razzista in questo Paese. Ecco perché la mia opinione devono essere assolutamente abrogati. Fra l'altro ce li torcono contro di noi, soprattutto il secondo, qualsiasi manifestazione oggi, se tu non hai tutti i permessi, ti becchi di quelle multe, puoi essere arrestato. Ma è assurdo arrivare a queste condizioni e a questo imbarbarimento. Per me siamo davanti a un imbarbarimento che davvero fa paura. E qui io vorrei che ci riflettessimo un attimo. Io ci sto riflettendo molto in questo. È uno delle cose su cui sto ragionando. È la seconda volta che lo faccio. Lo voglio fare con voi anche questa sera. L'ho fatto alcune sere fa in Trentino. Proviamo a domandarci, ma c'è forse qualcosa con la tribù bianca che non va? Voi direte, ma cosa vuoi intendere? Cosa vuoi farci intendere? Guardatevi attorno. Trovate questi problemi dove? Europa, Italia, in Europa, un po' ovunque, eh? L'Europa dell'Est, poi non avete l'idea. Stati Uniti, Trump è la maggior espressione di questo. Ma guardate anche in paesi come l'America Latina adesso. Bolsonaro è l'espressione della tribù bianca in Brasile. Non avete l'idea del disprezzo verso gli indios, verso gli afro-brasiliani, verso... E giù. Guardatevi all'Australia. Quando io mi sono letto la legislazione sull'immigrazione dell'Australia, ma ragazzi, l'Australia è un continente dove ci sono quattro gatti di bianchi ricchissimi che non vogliono sapere di avere nessuno in giro. Ho visto un clip televisivo di un poliziotto australiano in cui diceva: se vedo una scialuppa arrivare sul mare con una persona a bordo, gli chiedo i documenti, se lui non ha i documenti io ordino al mio governo di ammazzarlo sul posto. Ma cosa succede? Ma c'è qualcosa che non va? E allora io, il mio ragionamento è questo, vi invito a farlo di nuovo, per favore non ho verità in tasca, è soltanto un tentativo di leggere quello che avviene. Noi diciamo, abbiamo sempre detto come italiani, non siamo razzisti. Cominciamo a capire che la tribù bianca per 500 anni ha colonizzato il mondo. Tutto il mondo era sotto il controllo della tribù bianca. Ma con quale diritto? Il diritto era semplice, si veniva dal fatto che noi avevamo la civiltà, la cultura, la religione, e giù e giù e giù e giù. Questo era, ci ha dato il diritto di colonizzare per aiutare i popoli barbari, dicevamo noi, a incivilirsi o giù di lì. E in questa maniera ci siamo arricchiti, la ricchezza della tribù bianca viene dall'aver rapito buona parte di quello che c'era nel sud del mondo, e continuiamo a farlo. Notate, oggi cosa succede? La tribù bianca è in affanno, non facciamo più figli, stiamo perdendo forza, le altre tribù stanno guadagnando invece. E ci prende la paura, su cui la politica gioca in maniera sconvolgente, la paura del futuro, la paura di quello che ci succederà. Notate, su questa paura in cui avviene tutto,
e capite che razza di problema abbiamo fra le mani. E allora cos'è il futuro? Chiaramente il futuro che abbiamo richiesto a noi, Tribù Bianca, è prima di tutto quello, dobbiamo lavorare per un mondo più giusto, cioè di arrivare finalmente a far sì che tutti i popoli abbiano un minimo per poter sentirsi figli di, io sono un credente, dico figli di Dio, ma esseri umani, potersi sedere alla comune mensa in pari dignità. Questo è fondamentale oggi, questo assetto, nuovo assetto economico, finanziario, di, chiamiamolo, di condivisione, di uguaglianza, in cui tutti hanno il minimo. E di ricchezza ne abbiamo a non finire, di beni ci sono per soddisfare tutti, ma poi c'è un altro problema sotto, questa pari dignità in chiave culturale, in chiave religiosa, che è il problema centrale. Io vorrei esprimervelo con un'esperienza scusate, che ho trovato molto bella, l'esperienza di un nome che forse a voi non dice nulla oggi. Come? Vuoi sederti? No, sto bene. Dammi una bottiglia. No, ma bevo la pizza tanto. Se c'è questo testo che sta girando anche in Italia, si chiama Pierre e Mohammed. Pierre Claverie, non penso che avete mai sentito parlare di lui, ma è una figura che secondo me dobbiamo riscoprire. Pierre Claverie era nato in Algeria da 4 generazioni di coloni bianchi. 4. Intanto ricordatevi che l'Algeria era Francia, la Francia avrebbe mai mollato l'Algeria. Lui dice, io non ho mai incontrato nella mia infanzia l'arabo, non ho mai incontrato il musulmano. Va a 18 anni, presso poco, va a Parigi all'università. Mentre è all'università facendo i suoi studi, scoppia la rivoluzione in Algeria, la rivoluzione per l'indipendenza. Una rivoluzione terribile, guardate che la guerra ha fatto almeno 1 milione di morti, la Francia non voleva mollare. In quel periodo Claverie, che stava studiando all'università, entra in crisi totale, non riesce più a capirci nulla, capisce solo una cosa, che coloro che lui non aveva mai incontrato chiedono che cosa? Dignità, rispetto, un proprio posto, non sono francesi, sono altro dei francesi, va in crisi profonda. Alla base di questa crisi profonda, cos'è che lui decide di piantare tutto, entra, e alla base della sua vocazione religiosa, entra nell'ordine dei Domenicani, è ordinato prete, e decide, chiede di poter tornare da prete in Algeria per incontrare l'altro. Va in Algeria, lavorerà per vari anni ad Algeri con il vescovo Tessier, molto bravo, l'arcivescovo Tessier. Poi viene nominato vescovo di Oran, una città a ovest di Algeria, ovest dell'Algeria, una grossa città. E lì inizia davvero un incontro profondo con l'altro. È incredibile l'impatto che quest'uomo ha avuto sul mondo islam, sul mondo di Oran. Un impatto fortissimo sia in lui sia in coloro che lui ha incontrato, proprio con questo desiderio di incontrare l'altro. Però in quel periodo in cui era vescovo scoppia la grande guerra fra i fondamentalisti islamici e il governo algerino, e i fondamentalisti dicono a tutti i cristiani fuori dall'Algeria o se no li ammazziamo. Claverie era molto conosciuto in Algeria, scriveva in arabo sui giornali arabi, parlava alla televisione algerina, sa, è minacciato, lo minacciano di morte. Lui dice no, decido di rimanere in Algeria perché credo in un'Algeria al plurale.
era molto amico di questo giovanissimo Mohammed. Spesso era Mohammed che guidava la sua macchina, perché davvero c'era un rapporto molto bello, e quando il vescovo a volte andava in giro era lui che guidava. Mi sembra il 96, agosto del 96, Pierre Claveria è invitato ad Agire, una conferenza, ci va con Mohammed, ritornano insieme, ritorna ad Oran insieme a Mohammed, entrano nella casa per bere qualcosa insieme, la casa del vescovo. Quando accendo la luce, c'è appesa una bomba, salta per aria Pierre e salta per aria Mohammed, sangue cristiano, sangue musulmano, uguali. Sentite quello che quest'uomo, questi sono testi suoi di Pierre Claverie, sentite come lui dice questo: scoprire l'altro, vivere con l'altro, ascoltare l'altro, lasciarsi anche plasmare dall'altro. Tutto questo non significa perdere la propria identità, altro problema della tribù bianca, l'identità. Non significa rinnegare la propria identità, i propri valori. Vuol dire piuttosto concepire un'umanità plurale, non esclusiva. Nell'esperienza che ho fatto della chiusura, poi della crisi, dell'emergere dell'individuo, ho acquisito la convinzione personale che l'umanità esiste soltanto plurale e che quando pretendiamo di possedere la verità o di parlare in nome dell'umanità, qui apro una parentesi che leggo dopo, quando pretendiamo di possedere la verità o di parlare in nome dell'umanità, cadiamo nel totalitarismo e nell'esclusione. Nella parentesi dice: nella Chiesa Cattolica ne abbiamo la triste esperienza per tutto il corso della nostra storia. Ricordiamo le crociate, ricordiamo l'Inquisizione, ricordiamo in Europa le guerre di religione, siamo sbudellati fra cattolici e protestanti, ammazzando centinaia di migliaia di persone. Pensate a quante, mi sembra che gli storici oggi stanno parlando di 200.000 streghe che abbiamo bruciato a rogo. Quando pretendiamo di possedere la verità o di parlare in nome dell'umanità, cadiamo nel totalitarismo e nell'esclusione. Nessuno possiede la verità. Ragazzi, per favore, non sono parole buttate giù. Sapevo di pagarla col sangue. Quando scrivi roba del genere e sei disposto a rimetterci la vita, diventano parole gravi. Nessuno possiede la verità, ognuno va alla sua ricerca. Certo, esistono verità oggettive, ma che ci superano tutti, alle quali non è possibile accedere che al termine di un lungo percorso, ricomponendo quella verità un poco alla volta, spigolando nelle altre culture, nelle altre esperienze religiose, quello che anche gli altri hanno acquisito, hanno ricercato nel loro rispettivo cammino verso la verità. Io sono credente, credo che Dio c'è, ma non pretendo di possederlo, né tramite Gesù che me lo rivela, né tramite i dogmi della mia fede. Dio non lo si possiede, la verità non la si possiede, e io ho bisogno della verità degli altri, ho bisogno della verità degli altri. Guardate che è un esempio straordinario, che ci può indicare come incontrarci. Guardate che altrimenti siamo destinati a sbranarci vicendevolmente. Forse noi, vedete quanta difficoltà ha trovato anche Pierre Claverie per poter arrivare a questo. Notate che tutto glielo impediva dalla sua tribù bianca. Oggi penso che questo è il grande cammino che tutti noi dobbiamo fare, da parte di tutte le parti, è tutto un atto di conversione, vale anche per religioni, per le chiese, per tutti. Io porto questa sciarpa, che tutti pensano sia la sciarpa della pace, non lo è. Si chiama Wheat Palace, viene dall'Ecuador, è fatto da un popolo indio. Se voi guardate bene, al di là che tutti mancano dei colori, qui se fosse della pace, ma poi tutti i colori sono piuttosto smorti, e in più
c'è un colore rossastro che attraversa tutti i colori. È un messaggio in codice. Cosa ci dice questo popolo di India dell'Ecuador? Ci dice: guardate, noi stiamo lottando per la nostra cultura, per la nostra civiltà, per la nostra esperienza religiosa, giù e giù e giù. Ma noi non siamo la cultura, la religione, la civiltà. Siamo una. Se tutte le culture, tutte le civiltà, tutte le religioni riescono a intersecarsi, lui dice, cos'è che diventeremo? Quello che il grande vescovo è stato menzionato prima, Tonino Bello, che era un grande amico anche personale proprio, Tonino Bello la chiamava la convivialità delle differenze, la convivialità, se versi alla comune mensa, delle differenze, in cui ci accogliamo e ci accettiamo. Guardate che Papa Francesco l'ha espressa in quel documento per me formidabile che ha firmato a Abu Dhabi, firmato anche da Tayyip, che è il preside della più grande università islamica, El Azhar del Cairo in Egitto, e dove c'è scritto proprio che la diversità di razza, di culture, di religioni è dovuta a una sapiente, proprio la parola usa il Papa, sapiente provvidenza di Dio. Guardate che questa è la strada che abbiamo davanti se vogliamo davvero uscire fuori dalle barbarie di oggi. Non c'è altra strada davvero, altrimenti siamo destinati a sbranarci vicendevolmente. Guardate che per tutti noi è in ballo che cosa? La vita. Ormai guardate che è un momento gravissimo questo. Siamo fra la paura dell'inverno nucleare e la paura della torrida estate, ecologica e climatica. Guardate che tutti e due potrebbero essere micidiali, non solo per la razza bianca, per la parola razza è brutta, per la tribù bianca, ma anche per tutti gli altri popoli. È questione di vita o di morte. Per favore, diamoci da fare perché vinca la vita, e grazie a voi. Grazie mille, grazie, grazie.